Ciao a tutti, eccomi qua. Sono a fare un aggiornamento su, come avete visto dal titolo, sul Mark 8 di Red Sky Moves. Praticamente è diventato il mio PV principale, almeno per quanto riguarda i vari volt e le doti, i pregi che ho descritto nel mio primo video si sono ulteriormente rafforzati, diciamo, con l'uso. Diciamo che ho raggiunto un uso, come piace a me, ho raggiunto una costanza, nel senso che continuo a usarlo con le, in questo caso, AVMR 16340, lo uso a 4 circa, 4 volt, con un Atom da 510 da 1,5. Ok, io qui trovo la soddisfazione massima, non sono un amante degli alti voltaggi, anche se l'ho testato anche ad alti voltaggi e va benissimo lo stesso, con Atom 306 da 2,5 e a 5 volte e mezzo. E mi è piaciuto lo stesso. Diciamo che per quanto riguarda l'autonomia, con questo continua a svaparci oltre i 6 ml di liquido e la costanza di tiro resta assolutamente invariata dal primo all'ultimo tiro. Uso sempre il mio regolatore di tiro sull'ATAM per potermi regolare più o meno arioso appunto il tiro, è sempre bellissimo, è sempre leggerissimo e io mi ci trovo veramente bene. E vi faccio vedere con queste batterie che ci ho svappato praticamente quasi tutta la giornata ieri e quindi sono parecchio affaticate, come si comporta allo svapo. La resa è favolosa, è esattamente come ieri mattina quando ho iniziato a svapparlo, quindi a questi voltaggi e con questa configurazione non ci sono perdite di prestazioni, c'è costanza appunto fino all'esaurimento delle batterie. Che dire, io lo trovo un ottimo prodotto, lo consiglio a chi cerca un buon varivolt, box mode, appunto, perciò ho fatto a scatola, diciamo, e bottom feeder. Ha una qualità costruttiva elevatissima. Che dire, sono felice di averlo acquistato, volevo solamente con questo video, come avevo promesso, aggiornare le mie sensazioni con l'uso e vi dico che anche ad alti voltaggi va benissimo. Basta, vi dedico ancora una svappata e poi vi saluto. Ciao a tutti!